Aston. E ci colleghiamo con il nostro palco esterno che è bellissimo, Piazza Colombo, piena piena di gente che vengono a godersi il Festival di Sanremo, l'atmosfera del Festival di Sanremo e gli artisti che tutte le sere si esibiscono appunto sul nostro bellissimo Suzuki Stage. Ci colleghiamo proprio con il palco esterno per l'esibizione delle regine del pop italiano che l'anno scorso hanno fatto parlare tutta l'Alstom proprio con la canzone che stiamo per ascoltare. Con furore al Suzuki Stage ci sono Paola e Chiara. A voi ragazze! Dai! La pista non è più furia e l'ansia contessa, nulla, la musica muove, la sola illusione, cadetti con me, non dici niente. Aspetta, che non... Ecco. Allora,
Chiara, nel 1997, sì, noi siamo venute proprio qua a Sanremo, giusto? Sì, esatto, abbiamo... e abbiamo vinto, sì, esatto, nella categoria giovani, quindi facciamo questo salto nel tempo. Sì, metti giù, metti giù, metti giù. Canteremo proprio quella canzone. Esatto, che fa un po', fa così. Scusa, ti siedo di fianco ed è come se non fossi qui. E parli, non riesco a sentirti, ma tu parli, mi chiedi di capirti e non è facile dire sì. Emozionanti. Noi dobbiamo dirvi grazie perché questo ritorno per noi è stato inaspettato e l'amore con cui ci avete inondato e ci avete abbracciato è stato unico. Grazie a voi! Le sensazioni da un anno a questa parte davvero inspiegabili e indescrivibili. Non ci siamo più fermate. No, in un primo singolo andiamo direttamente al nostro ultimo. Sentendo un po' per radio, da un po' da dicembre, è uscito a metà dicembre, diciamo. Esatto. È una canzone che parla di speranza, è una canzone che parla d'amore, però un amore non quello, insomma, delle storie sentimentali, che pure è sempre bello cantare. Sì. È una canzone che parla di un amore speciale, l'amore che unisce tutti noi esseri umani e che ci permette di non restare soli se non vogliamo stare soli, quindi una mano tesa la troveremo sempre ad aiutarci. Salve!
grazie a tutti. No, io ti scrivo. Allora, quest'estate noi eravamo in giro, in realtà siamo stati in giro un sacco quest'estate, forse qualcuno di voi ci ha anche beccato in giro. Chi ci ha visto? Chi ci ha visto quest'estate? Beh, ci siamo divertiti un bel po', diciamo di sì, come mi sei diva con questo... Ma più umano, ma già. Anche tu come mi sei diva, uguale. Ma che bel vestito che hai! Siamo uguali, siamo vestiti uguali. Gemelle diverse! Beh, comunque per i nostri meravigliosi abiti dobbiamo sempre ringraziare il nostro Nick. Team di Belè, il team della bellezza, che ci aiutano a, insomma, ad apparire al meglio che possiamo senza occhiaie, senza niente, insomma. Sarebbe difficile non avere le occhiaie. Lo so, non si guarda mai. Sono proprio bravi, sono proprio bravi. Sì. Io volevo fare un applauso al nostro DJ, l'abbiamo presentato prima, però un applauso ad Albert Marzinotto che fa serate fotoniche in tutta Italia. Andate a sentirlo perché spacca il ragazzo, non è che perché è qua con noi sul palco, ma non ha bisogno di presentazioni. Allora, dicevamo, quest'estate eravamo in giro con due canzoni fondamentalmente, la nostra e quella dei Bunda Baci, da ricordarsi. Ecco, stasera i Bunda non ci sono, cioè in realtà ci sono, si può dire sì, ci saranno perché duetteranno con Alessandra Amoroso, però non sono qua sul palco con noi, stasera faremo la nostra Mare Caos, chi se la ricorda? Scusami, siamo al mare, quindi il caos c'è perché Sanremo è un caos, un bellissimo caos, e quindi Mare Caos la dedichiamo a Sanremo, questo bellissimo Mare Caos. Esatto. Siamo tutti santi mortali, e mi perdo ancora qui in questa città di ladri. Dalle finestre accese, sogni di illusioni, questa giungla fuori. Fino alla fine, e poi ti ciao. Ora voglio atterrare sulla tua
Fantastici Dancers. Bravi ragazzi, insomma siamo qui al Festival di Sanremo. Noi abbiamo scritto una canzone che si chiama Festival, forse ve la ricordate? Proviamo, so proviamo a testare, Chiara, prova a testare, vediamo. Festival, non io sento questa musica che ci prende l'anima. Festival, sei tu la mia felicità, la mia notte magica. Questa è una notte magica. È una notte magica, prego. Apri un barattolo. Vengi qui, vengi qui. Siete pronti? Ma la coreografia la sapete? Festival! La cantate voi, eh? Apri un barco di luce sui miei occhi, risvegliami, batte il tempo, più forte, entra dentro, ti sento qui, ti scorre, profondo, mi travolge, abbracciami, è un amore, diverso, dammi cosa, mi piace così. Thank you.
siete meravigliosi. Grazie mille. Beh, perché bello fare festival al festival di Sanremo. Festival. Ma poi noi quest'anno, oltre questa sera, ragazzi, volete favorire le bandane prima che qualcuno ci metta un piede sopra e faccia una cosa che non vuole fare. Stiamo per... grazie ad Amadeus conducendo il primo festival. Ci state guardando? Proprio siamo felicissime, ci stiamo divertendo molto e spesso usiamo la parola, come avrete notato, vamos. Perché io ho sempre detto che mia sorella è top coi ganci, eh sì, perché lanciamo le canzoni con questa parola che ormai è una parola che ci appartiene. Proviamo a vedere se si ricordano più che altro quell'estate fotonica del 2000, forse è... Allora, qualcuno c'era, qualcuno non era nato. Lei no. Qualcuno l'ha sentito dopo la canzone, dopo che è nato, vero? No, appunto. Ah, bene, maledetti, andate via. Importante vedere anche i volti, no? Di chi c'era e chi non c'era. Io pregherei tutti quelli nati dopo il 2000 di uscire, di andare. Ma allora praticamente restiamo in treppa. No, ma poverini, ma scherzo, scherzo, ovviamente se siamo solo invidiosi, cioè io sono gelosa di voi. No, scherzo. Siamo felici. Chiara, lanciamo. Sei qualche volta venuto che fosse possibile. Esta vida nueva, vamos a bailar. Sì. Guardi, io prendo posizione. Prendiamo posizione. La facciamo? Sì. Perché poi ci salutiamo e che dobbiamo correre a vedere anche noi il festival, mica ce lo vorremmo perdere. No. Cosa è quella che dice di sul palco? Ho voluto dire addio al passato, mi